In altre parole, buona domenica a tutti. Questa sera vi chiedo una cortesia, quella di dedicare mezz'ora del vostro tempo a una storia che, credetemi, ci tocca tutti da vicino più di quanto non pensiate. Una storia di odio e di amore che racconteremo e guarderemo da una prospettiva unica, quella di Gad Lerner. Ciao Gad, benvenuto, che è qui con noi per raccontarci in anteprima il suo nuovo libro, Gaza, odio e amore per Israele. In altre parole, dopo la pubblicità. Quando una fune si stacca sull'impianto di risalita del Mottarone, la cabina numero 3 della funivia precipita per oltre 20 metri, schiantandosi in un dirupo. È il 23 maggio del 2021, quasi 3 anni fa. Il bilancio è quello di una strage, 14 morti, l'unico superstite si chiama Eitan Biran ed è un bimbo israeliano di 5 anni residente in Italia. Prima dell'impatto, suo padre gli ha fatto scudo col corpo, salvandogli la vita a prezzo della sua. E con lui, su quella funivia, sono morti anche la madre, il fratello, altri parenti di Eitan. Il piccolo viene affidato agli zii paterni, che vivono a Pavia, ma la sua odissea è appena cominciata, perché il nonno materno è convinto che Eitan, rimasto orfano, debba crescere con lui e con quel ramo della famiglia in Israele, perché è lì la sua casa ora. E con un sotterfugio lo rapisce. Seguono mesi e mesi di battaglie legali che si concludono quando la Corte Suprema israeliana decide che Eitan deve tornare in Italia dalla zia paterna Aya. E qui la sua casa, l'ambiente in cui è cresciuto. Ma la sua storia, leggo dal nuovo libro di Gad Lerner, ci può aiutare a comprendere la biforcazione di mentalità e di prospettive di vita che spacca in due l'anima di Israele. Come mai? Lo chiediamo direttamente a lui. Benvenuto a Gad. Ciao Gad. Allora, come dicevo prima, è una puntata davvero speciale perché questo libro che presenti da noi in anteprima, Gaza, odio e amore per Israele, non è un libro solo e di geopolitica, cioè qui veramente troverete la storia di un essere umano in cui penso, comunque la pensiate, ci riconosciamo tutti. Però torno a dove sono partito. Eitan, che tra l'altro ho appena saputo, è il tuo secondo nome. Sì, Gad Eitan. Ecco, invece di questo, perché questa vicenda che ho riassunto adesso è così? Perché questo nonno, che aveva lavorato nei servizi segreti, era un uomo abbastanza potente in Israele, e che ha preso un'automobile, ha passato il confine di Lugano, l'ha messo su un aereo privato, l'ha portato in Israele, pensava di salvare il bambino dalla dispersione della sua identità ebraica. Era convinto, con questo gesto di prepotenza, di risolvere il problema dell'Israele di oggi, che non considera gli ebrei della diaspora altro che un'entità provvisoria. È una corrente di pensiero per cui dicono addirittura o elimineremo la diaspora, cioè gli ebrei che vivono nel resto del mondo, che sono circa la metà degli ebrei che ci sono oggi al mondo. Ma perché sono in qualche modo contaminati da... No, perché questo bambino sarebbe stato destinato a perdere l'anima, a perdere la propria identità. Io lo trovo molto offensivo nei confronti, non soltanto della meravigliosa zia Aya che ho conosciuto, di questo bambino e della famiglia con le cuginette con cui vive, ma proprio di una mentalità che spesso io mi sento ripetere quando vado in Israele, l'idea questa è la nostra patria, in Israele si risolve tutto il futuro e il destino dell'ebraismo, voi che vivete fuori siete in pericolo. A me è capitato di sentirmelo dire sul confine della Siria e del Libano, con i razzi che piovevano e dicevano ma non hai paura a vivere in Italia? Ma davvero te lo chiede l'uomo della strada? È curioso perché in tutto il mondo Israele viene identificato con l'Occidente, invece gli israeliani non vedono nell'Italia un paese molto vicino a loro. Questa dell'identificazione di Israele con l'Occidente, oltre che una falsità spirituale, culturale, è storica, secondo me, anche una disgrazia di Israele oggi, perché questa guerra prolungata che mi angoscia, che mi lacera, che mi ha portato a scrivere questo libro,
Anche un po' per colpa tua. Se ne parliamo. Anche un po' per colpa tua, perché come dire, il primo istinto era quello di star zitto, di tacere. Noi che abbiamo tanti parenti laggiù, solo per caso non c'erano i miei figli, che potevano benissimo essere andati anche loro il 7 ottobre. Chi c'era dei tuoi parenti quel giorno? Calcola che mio padre e mia madre sono nati lì. Prima che prima telefonata che hai fatto in Israele, appena hai saputo che del 7 ottobre, chi hai chiamato? Una zia, ma poi ci sono i cugini, alcuni dei quali sono ovviamente reclutati nell'esercito, altri hanno rifiutato di esserlo. C'è un mio cugino, è un figlio di mia cugina, che era stato selezionato per un reparto scelto. E dopo i primi giorni di addestramento in cui i suoi commilitoni venivano chiamati a cantare la volontà di uccidere, la necessità di uccidere, è stato male, ha rifiutato l'acqua e il cibo fino a che lo hanno mandato via. In questa guerra così lunga il numero di giovani che cercano di sottrarsi, mentre nel passato c'era una solidarietà, un'unione per la sopravvivenza istintiva, ma questa compattezza non c'è più. Io ho raccontato nel libro la storia del piccolo Eitan perché mi sembrava un modo semplice, questo è accaduto molto prima del 7 ottobre, di spiegare perché Israele è lacerato, addirittura qualcuno parla diviso in tribù, e perché ha un destino così incerto, che mi angoscia, perché io gli devo tutto, gli devo la sopravvivenza, la mia famiglia c'è perché ha avuto la fantastica idea di lasciare dei luoghi in cui tutti gli altri nostri parenti sono stati sterminati, di andare laggiù, ma il futuro può essere affidato solo alla forza militare? E di questo parleremo. Prima volevo tornare un attimo indietro. Prima tu dicevi che chi vive in Israele vive gli ebrei, che vivono in Europa, come diversi, no? Però tanti ebrei che vivono qua mi dicono a loro volta di sentirsi incompresi, perché ritengono che ci siamo dimenticati troppo in fretta del 7 ottobre. Cioè, immediatamente, già dal giorno dopo parlavamo di Gaza, ma di quello che è successo, del dramma che ha attraversato tutte le famiglie, perché appunto ce l'hai detto appena tu, chiunque ha qualche parente lì che è stato in qualche modo coinvolto dalla tragedia del 7 ottobre, dal macello, da quella carneficina. Ecco, è così, cioè, anche a te capita. C'è un'incomprensione profonda, sicuramente. Ah. Gli ebrei si sentono incompresi e sentendosi incompresi possono fare anche delle grandi cavolate, scusate il termine, diciamo, poco letterario. Un mio amico mi ha detto, ma l'11 settembre, per mesi si è parlato solo dell'11 settembre, qui del 7 ottobre avete parlato per un giorno, poi già dall'8 ottobre parlavate solo di Gaza. E perché? Perché Hamas ha attirato nella trappola perfetta Israele, che con riflesso pavloviano, all'indomani di quello che è stato il massacro di ebrei più terribile, più grande dopo la Shoah, dopo lo sterminio in Europa, ha semplicemente annunciato una rappresaglia e una guerra lunga. E l'ha preparata nel giro di qualche giorno ed è andato a cacciarsi in quel vicolo cieco nel quale sono passati 7 mesi, e mi spiace perché ne avevamo parlato il 7 ottobre. E infatti ti fermo perché adesso voglio mostrarvi le immagini di quella sera. Una cosa lasciamela dire da ultimo, da persona che ama Israele, che ha tanta parte della sua famiglia che vive lì e che questi momenti li soffre con angoscia. Finisce anche una grande illusione, una grande rimozione. Sono 56 anni che Israele occupa territori abitati da milioni di palestinesi e si illude di poter custodire una democrazia domestica, perché Israele è una democrazia oggi pericolante, oggi molto lacerata, però negando nello stesso tempo il diritto all'autodeterminazione del vicino di casa. Questa storia poteva reggere, ha retto tanti anni, ma è fragile. Ecco, questo tu lo dicevi già quella sera. Per questo ti voglio dire che è un po' colpa tua, perché
mi avete telefonato a mezzogiorno del 7 ottobre, quando si è delineato questa scena apocalittica che nessuno avrebbe potuto mai immaginare, con i deltaplani oltre la barriera, i motociclisti che filmavano le violenze e le uccisioni dei ragazzi che festeggiavano. Io mi trovavo, mi ha chiamato Silvia Truzzi, la tua autrice, da parte tua, e io sono dovuto, come dire, decidere in fretta: queste critiche, questa cosa che hai appena rimandato, si possono fare oggi oppure sono un traditore? Siccome c'è la mia... Io credo che abbiamo bisogno di voci diverse nel campo ebraico e nel campo palestinese, naturalmente. Gad, se c'è una cosa che resta impressa, vedrete leggendo il libro, vi resterà dentro, proprio quando tu denunci, proprio parlando anche di questa tua prima uscita televisiva da noi il 7 ottobre, il fastidio, fammi usare questa parola, di passare per l'ebreo buono. Sì, una cosa detestabile. Quindi, se io critico... Anche l'applauso che mi avete gentilmente appena fatto, ci mancherebbe. C'è l'ebreo buono, quello che critica. Ah, mi applaudite perché tutti gli altri sono cattivi. Capisci? Però visto da Israele il contrario, l'ebreo buono è quello che invece difende Israele, l'ebreo cattivo è quello che... Io sono il traditore. Io sono qui a parlare male di Israele per soldi, per lucrarci sopra. In realtà, per fortuna, nella società civile israeliana sono tantissime, molte più di quanto non si creda, le persone che esprimono dissenso, e adesso si sono anche riorganizzate. È abbastanza un fatto unico che nel corso di una guerra che tra l'altro ha visto impantanarsi le forze armate israeliane, perché abbiamo visto ancora che la tragedia degli ostaggi non è stata certo risolta da un'offensiva militare. Che ha solo fatto decine di migliaia di morti. Poi ti fanno l'obiezione: non si poteva fare diversamente. Si poteva e come fare diversamente. E Israele si è isolata. Israele ha macchiato la sua reputazione. Oggi, non è mai prima di oggi, avevo vissuto un isolamento internazionale. Persino gli Stati Uniti e l'Unione Europea la criticano pubblicamente. Allora bisogna che invece indichiamo una via alternativa. Ma tu dicevi, questo tuo far sentirti trattato come l'ebreo buono, umanamente, che ti dà fastidio, come lo vivi, come lo risolvi con te stesso, questo modo di apparire all'esterno, che chiaramente non è quello reale, quello che tu senti? Io, da quando sono giovane, mi pongo la questione dei 56 anni. Io ricordo il 1967, la guerra dei sei giorni, cosiddetta, ma che dura ormai invece da 57 anni, in cui in sei giorni Israele, senza averlo pianificato, occupa territori abitati da milioni di palestinesi. Subito si pensa sarà una merce di scambio, restituiremo i territori in cambio del fatto che i nostri vicini ci garantiscono il diritto all'esistenza. Gli stessi che... Io avevo 13 anni, mi ricordo il telegiornale con Nasser, il capo dell'Egitto, che diceva: butteremo a mare gli ebrei. Ed è stato commovente. Qualche giorno fa a Venezia ho incontrato un palestinese, Bassam Rimimi, che va in giro con un suo fraterno amico israeliano. Hanno in comune di avere perso le figlie, due bambine, una in un attentato, un'autobomba su un autobus, e l'altro invece colpita con un proiettile alla nuca davanti a scuola, la figlia di Bassam. E lui è stato poi 7 anni in carcere perché era nella resistenza palestinese. In carcere si è messo a studiare, a proposito di incomprensioni, ha visto un film sulla Shoah e ha detto: ma vorrei capire questi ebrei cosa hanno dentro per essere così duri con noi, cosa c'è dietro, voglio conoscere. Si è messo a studiare questa cosa, quindi i traumi del suo nemico, così come gli israeliani dovrebbero studiare il trauma della Nakba, come si chiama, la disgrazia, la catastrofe dei palestinesi cacciati dalle loro case nel 1948. E mi ha fatto questa battuta, mi ha detto: dialogando con altri parenti delle vittime ebrei, ho capito una cosa, che non vale la pena di provarci a buttare gli ebrei a mare. Ho scoperto che sanno nuotare e che certamente tornerebbero indietro. Quindi il nostro destino
se non vogliamo vivere in un cimitero, perché se si va avanti così viveremo in un cimitero. Il nostro destino è di convivere, perché nessuno di questi due popoli ha un altro posto in cui andare. E a questo dobbiamo lavorare, e per questo io credo che oggi essere voce dissonante, in questo sono critico, anche perché le comunità ebraiche italiane invece si sono date istituzionalmente il compito: noi difendiamo la politica di Israele, chiunque attacca Israele gli diamo dell'antisemita subito, ecco, e lo liquidiamo con la più infame delle accuse. Ecco, ci spieghi tu, qual è il confine, perché da 7 mesi anche questo è diventato molto, tra i tanti confini ballerini c'è anche questo, cioè il confine fra l'antisemitismo e il diritto di vita. Cioè, se io dico che Netanyahu sta facendo una carneficina a Gaza, sono un antisemita? No, assolutamente, lo dico anch'io, lo scrivo anch'io. Appunto. Adopero un termine che è uno dei 3 reati previsti dal diritto internazionale, parlo di crimini di guerra. Io credo che purtroppo, ahimè, questa ecatombe, questa carneficina di civili corrisponde a un crimine genocidio di guerra. Genocidio è una parola che la parola genocidio io non la uso perché so che viene adoperata per farmi male. La famiglia di mio padre è stata sterminata in un genocidio di milioni di persone. Se voi mi dite che io sto facendo un genocidio, perché c'è anche questo, mia sorella ha tolto il saluto a una sua amica carissima che nei giorni dopo che è iniziata l'offensiva israeliana su Gaza continua a dire certo però che voi a Gaza, certo, e mia sorella dice voi, ed è complicato perché ovvio che noi non c'entriamo, ma è anche brutto che io dica io non c'entro niente, perché io ho un legame profondo con Israele. Se Israele fa qualcosa mi riguarda, e come, e non penso di doverla difendere e basta anche quando sbaglia. Penso che l'aiuto, se li voglio bene, dicendo che sbaglia, che l'ebraismo ha una linea diversa, e mi rifaccio. E senza sentirsi in colpa, perché poi il problema che riguarda molti ebrei in questo momento, che la pensano come te, e li fanno quasi sentire in colpa perché non sono schierati. Guarda, ti racconto una storia di 40 anni fa, perché del 1984, ero un giovane giornalista dell'Espresso e andai da Primo Levi a chiedergli come valutava un'invasione del Libano che c'era appena stata e un nuovo governo israeliano nel quale erano entrati, diciamo, gli antenati di questi suprematisti messianici di oggi. E Primo Levi esitò molto a rispondere, poi fece una lunga intervista, abbiamo passato 2 settimane a correggerla nelle virgole perché era uno meticolosissimo, ma alla fine volle aggiungere una frase dicendo: io ogni volta che critico Israele già sento il messaggio che mi arriverà da laggiù, troppo comodo per te ebreo italiano seduto in poltrona dire la tua. E questo scrupolo che avverto anch'io naturalmente, anche se sono nato laggiù, anche se insomma si va e si viene, oggi la distinzione tra chi abita in Israele e chi abita qui è meno netta che nel 1984. Sì, perché, insomma, diciamo che con gli aerei le distanze si sono questo ridotte. Scrupolo non ha impedito a Primo Levi d'allevare la sua voce, giungendo a dire allora, ed era il 1984, l'autore di Se questo è un uomo disse: è venuto il momento che si rovesci il baricentro dell'ebraismo e che torni a essere centrale con il suo messaggio, il filone ebraico della tolleranza, che è quello della diaspora, perché anche noi abbiamo qualcosa da dire e da dare a Israele. Questo è il nostro modo di aiutarla. Io ho scritto Gaza pensando molto a Primo Levi. Primo Levi. E abbiamo bisogno di questo maestro di vita. Perché adesso ti chiedo invece di indossare i panni del padre, in tutti i sensi, perché voglio parlare dei ragazzi, perché oggi comunque il fenomeno in tutto l'Occidente, ci sono moltissimi adolescenti e giovani che scendono in piazza, hanno trovato finalmente un ritorno alla politica, ma su che cosa? Su la lotta contro l'attacco di Israele a Gaza. Tu sei appena tornato da poco, molto dagli Stati Uniti. Sono stato alla Columbia, sì. Dove tra l'altro a presenziare alla laurea, al diploma di tuo figlio Davide, che tra l'altro
è stato nostro ospite e ci ha aiutato tantissimo con uno splendido, dico io, non devi dirlo tu, è stato veramente bravissimo, che ci ha raccontato veramente bene quello che stava capitando. Ma questa settimana, questo non poteva raccontarcelo perché è successo questa settimana, una neolaureata della Columbia è arrivata a strappare il diploma appena preso, che l'avevano appena dato, in segno di protesta contro il governo, accusato di complicità con Israele. Tu hai trovato questo clima lì? Sì, c'è una spaccatura profonda anche nel mondo ebraico, anche nel mondo ebraico statunitense. È la seconda comunità di ebrei al mondo, la prima è Israele, che sono 7 milioni, ma negli Stati Uniti sono 6 milioni. E i giovani sono sempre più critici, perché questo conflitto in qualche modo porta a immedesimarti col più debole. E si dirà, ma Hamas non è il più debole, Hamas ha perpetrato un massacro feroce e prima per 30 anni faceva gli attentati suicidi, quindi un fanatismo religioso. I suoi capi vivono da miliardari, cioè non è che vivono nelle baracche. Sì, tutte le possiamo dire, ma poi ci sono 2 milioni e 300 mila palestinesi che vivono a Gaza, circa 3 milioni che vivono in Cisgiordania e ci sono anche 2 milioni di palestinesi che vivono, cittadini israeliani, soprattutto in Galilea, Haifa, in diverse città di Israele. E il destino di questi? Credo che nei giovani, nel senso di giustizia dei giovani, si intrecci questo racconto, che ormai avviene in diretta come non era mai avvenuto prima, di un massacro. Le stesse vittime sono in grado di raccontare il massacro che stanno subendo, cosa che gli ebrei non poterono fare negli anni 40. Ma in secondo luogo, poveri contro ricchi, terzo mondo contro occidente capitalistico, sono tanti i fattori che motivano questa rivolta giovanile, che infatti è dilagata a livello mondiale e che liquidare di nuovo, dicevo prima, semplicemente come il ritorno dell'antisemitismo, lo fanno perché odiano gli ebrei, è talmente stupido che in quell'accampamento della Columbia University di New York c'era una percentuale significativa di studenti e di professori ebrei. Ecco, tu a un ragazzo che grida nelle manifestazioni la famosa slogan, dal fiume al mare la Palestina sarà libera. Ecco, cosa diresti? Che spero anch'io in una Palestina libera dal fiume al mare, ma non sarà certo Hamas a dare la libertà ai palestinesi e a dare il diritto alla vita agli ebrei, anche se la posizione di Hamas adesso fanno i furbi, da quando hanno un certo consenso internazionale hanno cominciato a dire ma noi distinguiamo gli ebrei dai sionisti, è una distinzione scivolosa, avete di fronte a voi un sionista, io a modo mio non posso che essere sionista perché devo, come dire, Israele per me è la salvezza, credo che debba essere un altro Israele, credo che l'Israele dei padri prevedesse che fosse uno stato binazionale in partenza. E direi a questi ragazzi, state attenti perché uno stato unico dal fiume, cioè dal Giordano al Mar Mediterraneo, sapete chi lo vuole oltre che Hamas? Lo vuole anche la destra israeliana, che pensa alla restaurazione dell'antico regno di Israele, con l'argomento, se lo pensano i coloni che stanno facendo vessazioni e pogrom, uso una parola terribile che è stata usata contro i pogrom contro villaggi palestinesi della Cisgiordania, perché loro vogliono sloggiare i palestinesi, perché pensano che siccome quelle terre sono citate nella Bibbia, sono destinate a ritornare ebraiche, come anche Gaza è citata nella Bibbia. A proposito, tu racconti una storia, io non lo sapevo, una storia di Sansone, certo, che è ambientata a Gaza. Certo, nel libro dei Giudici si racconta, è piuttosto celebre la storia dell'amore di Sansone, questo guerriero benedetto da Dio che aveva la sua forza nei capelli, che si innamora di Dalila. Questa è una storia che io ho sempre vissuto in prima persona, ecco, con un certo interesse, parlando di capelli, però esatto. Non sapevo che fosse Gaza. Però. Allora, Dalila attira Sansone a Gaza, che era in qualche modo la capitale dei Filistei.
Palestina, è il nome dei palestinesi, deriva dal popolo filisteo. Mentre lui dorme dopo aver fatto l'amore con Dalila, gli tagliano i capelli, perché lui ha confidato che quello era il suo segreto. Viene catturato Sansone, imprigionato dai capi filistei, condotto in un grande palazzo dove si radunano a migliaia e lo tengono in catene, e Sansone invoca a Gaza il Signore Dio dicendo: dammi per l'ultima volta la forza che avevo, solo un istante. Ottiene questo e c'è la celebre immagine che ho messo sulla copertina del libro, infatti, in una statua che tra l'altro è eretta di 3 metri, è eretta vicino al confine di Gaza, spacca le colonne e fa crollare quell'edificio, e quindi prima di farlo dice la famosa frase: muori Sansone con tutti i filistei. E la Bibbia aggiunge subito dopo: e fu così che Sansone, nel momento della sua morte, uccise più filistei di quanti ne aveva uccisi in tutta la sua vita. Io ho paura che l'operazione che le forze israeliane stanno facendo a Gaza oggi sia un muore Sansone con tutti i filistei. Hai scelto questa immagine perché ti volevo ancora chiedere questo. Secondo te, l'Europa, se ne discute questo, dovrebbe sanzionare Israele come ha fatto con la Russia? Perché ha funzionato con la Russia? La Russia no, non ha mai funzionato nella storia umana. Guarda, 2000 anni nel senso comune che motiva il perché in Israele c'è stata la totale rimozione della questione palestinese per decenni, e anche questa strafottenza, questa brutalità che io ho simboleggiato anche nel nonno del piccolo Eitan. Ci sono le seguenti due idee. La prima: quando gli ebrei scorrono dei pericoli, nessuno li aiuterà. Noi siamo soli contro tutti. Dobbiamo difenderci da soli perché nessuno lo farà. Nei talk show televisivi israeliani in questi giorni ho sentito ripetere delle bestialità storiche del tipo: se noi avessimo avuto Tzal, cioè le forze armate israeliane, al tempo della Shoah, non sarebbe avvenuto quello che è successo. Grottesco, no? E la seconda cosa è appunto: i palestinesi non esistono, gli arabi sono un popolo geneticamente infido. Se gli diamo un dito si prendono la mano, se gli diamo un pezzo di territorio lo useranno per attaccarci, quindi non potremo mai fare la pace con loro, possiamo solo o sottometterli, schiacciarli o mandarli via. Quindi figurati, per rispondere alla tua domanda, certo, se di fronte a sanzioni dell'Europa otterresti esattamente l'effetto opposto. Questa. Ma dacci almeno una speranza, in futuro, sì, cioè, tu pensi che cadendo Netanyahu cambia qualcosa, oppure in questo momento l'umore di Israele? Sì. Intanto Netanyahu è aggrappato al calendario, spera di poter scongiurare l'eventualità di fare elezioni anticipate prima del 5 novembre di quest'anno, cioè del giorno in cui negli Stati Uniti si deciderà se è Biden o Trump, perché se sarà Trump Netanyahu si sentirà assicurato di poter proseguire in un ricatto ai paesi occidentali, suoi alleati che lo riforniscono di armi ma lo criticano, dicendogli: o state con noi o siete perduti, perché è in corso una guerra mondiale con l'Iran, con la Russia, con la Cina, e noi ne siamo l'avamposto e dovete stare quindi, con noi. Netanyahu, e in questo è come Putin, tutti e due fanno il tipo per Trump. Si somigliano moltissimo per mentalità, Netanyahu e Putin. Sono entrambi laici, anche se, come dire, si richiamano al tradizionalismo religioso, all'ortodossia, al messianismo, ma nessuno dei due ci crede veramente. E hanno un'idea della forza e della brutalità come unica levatrice della storia. Netanyahu fa delle interviste in cui dice: basta con l'ebreo buono, perché i virtuosi, quelli che rispettano i codici morali, sono quelli che perdono. Queste cose le diceva prima del 7 ottobre e spiegano le modalità, secondo me, criminali con cui ha
guidato questa offensiva su Gaza. L'idea che decide tutto è soltanto la forza. Io invece penso che se l'ebraismo è sopravvissuto alla diaspora, all'esilio, a tante persecuzioni, è perché nei secoli e nei millenni ha rispettato i suoi codici morali, che avevano dentro di sé un messaggio, quello della Bibbia, valido per tutti gli uomini della terra. I neri americani nei loro gospel hanno cantato la liberazione dalla schiavitù in Egitto. L'idea che oggi gli afroamericani siano da una parte con i palestinesi e gli ebrei siano dalla parte opposta, visti come i ricchi, i nemici, è qualcosa non solo che mi fa male, ma che credo rovinosa per la pace e per gli equilibri del mondo. Grazie, grazie Gad. Grazie, ora non toccate il telecomando perché dal buio della sua stanzetta sta per uscire il nostro Jacopo Veneziani. Buonasera, buonasera Gad, buonasera Massimo. Io questa sera esco dal buio della mia stanzetta attirato da questa immagine, c'entra con l'arte, perché è il primo ritratto ufficiale del re Carlo III svelato questa settimana, realizzato da Jonathan Yeo, che ha subito scatenato parecchie polemiche per l'uso eccessivo del rosso, per queste sue pennellate cariche molto scomposte. In Italia c'è qualcuno che ha realizzato questa immagine per prendere in giro il dipinto, guardate un po', e anche i giornali, il pubblico si diverte, e anche i giornali britannici hanno detto: ma sono già passati gli ambientalisti a lanciarci la zuppa, perché a qualcuno è venuto il dubbio. C'è però un dettaglio curioso, secondo me, ovvero il fatto che il sovrano sia stato rappresentato con una farfalla, la vediamo lì a sinistra, che si sta per appoggiare sulla sua spalla a simboleggiare la sua metamorfosi da principe di Galles a re, metamorfosi che è avvenuta mentre il dipinto veniva realizzato, perché pensate, ci sono voluti 4 anni e 8 milioni di sterline spesi bene. Secondo voi cosa ne dite, questo investimento? Il fatto che se ne parli così tanto vuol dire che il quadro ha ottenuto il suo scopo, no? Gad, esatto. Non so cosa ne pensa Gad, ma Gad è assorto. Io sono favorevole all'ipotesi ultima generazione, che sia già stato imbrattato, ma io lo dico con simpatia, perché Re Carlo è un ambientalista, come anche la farfalla ci ricorda, e sono sicuro che guarda con simpatia e indulgenza quei giovani. Forse lui stesso l'ha imbrattato, auto-imbrattato. Può essere, l'idea gli piacerebbe. Io da qui sono partito e ho fatto uno studio in rosso, potremmo dire, citando Conan Doyle, guarda Massimo, che qua wow. si vola alti. Mi sono chiesto: ma come è stato usato il rosso nei ritratti? Forse le prime figure che ci vengono in mente sono i cardinali, quando pensiamo ad abiti rossi si dice anche rosso cardinalizio. E io ho trovato però un religioso un po' particolare, Tommaso Inghirami, ritratto da Raffaello, anche lui in abito rosso, a significare il suo legame con la Chiesa, perché era diacono della Cappella Pontificia. Però c'è qualcos'altro di Inghirami che ci salta all'occhio, ed è l'occhio, perché Inghirami era affetto da un forte strabismo, che Raffaello però cerca un po' di mascherare, perché se ci fate caso Inghirami guarda in su nel ritratto, come se cercasse l'ispirazione in alto, come se calasse questa ispirazione per far sì che lo spettatore noti meno questo difetto fisico. E ora Massimo, uno dei miei personaggi preferiti della storia dell'arte, ritratto a inizio 800 da John Singer Sargent, ed è questo signore elegante. Ecco, secondo voi, visto così, che lavoro fa quest'uomo? Che mestiere? Di cosa si occupa? Provate a indovinare. Il benestante, secondo me. Cioè non fa niente, dice, sta in Vestaglia un giorno. Invece no, era molto occupato. Altre ipotesi? Beh, ha una matita in mano? Vero. Vero. Prenderà appunti, forse. Anche delle ciabattine. Un filosofo? No, ve lo svelo io. Cosa dite? Finanziere? No, era un ginecologo, ed è un po' difficile da indovinare, sì, perché non ci sono origine du monde in giro, eppure si tratta del dottor Pozzi, che era il medico parigino dei VIP. Pensate che Proust, Marcel Proust, riuscì a evitare di partire al fronte durante la Prima Guerra Mondiale e a dedicarsi alla sua recherche proprio grazie al certificato medico compilato da questo signore, signor Pozzi, dottor Pozzi, che era anche parecchio belloccio, lo vediamo anche da questo ritratto, tutto il suo narcisismo, cioè molto autocompiacimento, ha avuto parecchie amanti, e quando fu scoperto dalla moglie, sai Massimo cosa le disse alla sua consorte? No. Mais je ne vous ai pas trompé, ma chère, je vous ai juste complété. Non vi ho tradita, mia cara, vi ho
soltanto completata, un bel paracadute. Come direbbe Troisi, mo me la segno. Geniale. Geniale. E ora un po' di ritratti femminili di Carolus Duran, artista francese, soprannominato il pittore delle robe du soir, degli abiti da sera, proprio perché dipingeva tutte le sue dame con queste vesti rosse elegante, come quella indossata da Marguerite Stern, moglie di Edgar Salomon Stern, che era un importantissimo banchiere francese, che tra l'altro diresse anche la Banca Commerciale Italiana. Ma Duran ne ha dipinti moltissimi di ritratti di donne in rosso. Abbiamo ad esempio anche Anna Obolenskaya, che invece era nipote di un importante banchiere russo, insomma banchiere di qua, banchiere di là. Mi sa che Duran voleva solo assicurarsi di essere pagato scegliendo i committenti facoltosi, ma per fortuna ha dipinto anche delle donne comuni, sempre in rosso, a volte addirittura rosso su rosso, come questa ragazza dai capelli sciolti, oppure quest'altra nobildonna che vediamo solo di spalle. E con questi due ritratti di Duran, Massimo, abbiamo fatto cosa? Non dire Duran Duran. E Duran Duran, certo, ovviamente. Comunque, scherzi a parte. Abbiamo creato un moto. La televisione è così, dopo un po' anche... Secondo voi, voi che commentate l'attualità, visto, sarebbero piaciuti questi ritratti a Vannacci, visti i suoi commenti sul capello rosso? No, beh, guarda, ho perso il fischio che Vannacci fra le tante che dice. Vannacci avrebbe pensato che siete stati molto maliziosi perché sotto il monitor avete messo tre signore in rosso. Ah, vedi che occhio attento. Avrebbe detto Vannacci è una sporca manovra. È un complotto. Esatto. Comunque io, Massimo, credo di avervi fatto vedere abbastanza rosso, quindi prima che sbadigliate come il protagonista di questo dipinto, anche lui in rosso, mi ritiro in buon ordine e porgo cordiali saluti. E invece no, resta qui con noi, restate anche là perché torniamo fra pochi secondi, perché ho ancora una domanda per Gad Lerner. In altre parole, rieccoci qua con Gad Lerner e con il suo Gaza, odio e amore per Israele, che non finirò di raccomandarvi perché è davvero un libro che, insomma, parla a tutti noi, proprio a tutti. E ti tocca, Gad, la domanda che faccio sempre a questo punto: quando è stata l'ultima volta che hai fatto qualcosa per la prima volta? L'ultima volta che ho fatto qualcosa per la prima volta è recentissima e non è successa solo a me. Ti sto parlando di lunedì 22 aprile, quindi poche settimane fa, ed è stata, francamente, noi come interisti di derby con il Milan ne abbiamo vinti molto, molti ne abbiamo vinti, ma è la prima volta che vincendo il derby con il Milan, contemporaneamente abbiamo anche vinto lo scudetto. Bene, e questo così. Salutiamo tutti i milanisti che ci saranno in questo momento, così diciamo così, benedicendo. Rifaccio ancora una volta di mosso la copertina di Gaza e do la linea alla rete ringraziando Gad Lerner. Noi ci vediamo sabato prossimo alle 8.35 per l'ultimo fine settimana dell'anno con In altre parole. Intanto buonanotte. Grazie per l'ascolto. Tutti i podcast di La 7 sono disponibili su www.lasette.it/podcast.